Final Cut. Ciao a tutti appassionati di anime manga, sono Alex, come sempre video seguimi qui su YouTube e su Instagram, tutti i link li trovate qui sotto in descrizione, ho anche un gruppo Telegram e vi ricordo che stasera ci sarà la mia prima diretta, dove farò un unboxing in diretta, quindi mi raccomando seguitemi, inizierà verso le 8. Ora farò la prima impressione del nuovo volume Beyond the Clouds, edito da J-Pop, prezzo 6,50€, copertina stupenda. Sembra fatto con pastelli, acquarelli, molto molto mi piace. È molto a tema, perché vi racconto dopo la storia. La storia è molto molto fantasy, sembra quasi una fiaba. Parla di questa città gialla, che è una città diciamo piena di fabbriche, meccanica, ricorda un po' la vecchia Londra della prima rivoluzione industriale, diciamo. Anche se il protagonista, questo Teo, che è un ragazzo che è senza famiglia, è stato cresciuto, adottato, cresciuto da una certa persona che non è umano, è metà umano, metà gatto, perché in questo mondo ci sono prevalentemente gli umani, ma anche semi-umani, oltre altre creature fatate, anche se in questa città vengono considerate quasi leggende queste creature. E lui vive comunque da piccolo leggendo fiabe su fiabe di draghi eccetera, di fate. Lui sogna di partire all'avventura per questa ricerca, crescendo però si rende conto che queste sono solo fiabe, non è vero, fino a che trova una ragazza. Questa ragazza ha solo un'ala e l'altra non ce l'ha più e resta sconvolto, perché non dovrebbe esistere, cioè esiste solo le leggende, questi angeli, queste ragazze alate, esistono solo le leggende, e non capisce perché. La cura la porta a casa, la cura gli promette che gli costruirà un'ala meccanica per far sì che possa tornare a volare. Incomincerà comunque a nascere un rapporto di amicizia. Lei, la ragazza che si chiama Mia, non si ricorda nulla, né da dove viene, se ha parenti, perché si trova lì. E per l'appunto il fatto che Mia è una ragazza alata e è una leggenda vivente, in pratica deve essere tutta nascosta, perché può essere e sarà bersagliata da loschi individui che vogliono arricchirsi. Quindi diciamo che la storia, anche un po' i disegni, mi ricorda molto lo studio di animazione Ghibli, Hayao Miyazaki, ma mi ricorda anche parecchio Nadia, il mistero della pietra azzurra, perlomeno a me. Una di quelle storie abbastanza cioè lineari, molto belle, comunque fascino, mistero, azione, avventura, ragazzi che partono per l'avventura, che grazie all'avventura crescono, imparano a conoscere se stessi e gli altri. Quindi ha tutti i presupposti per diventare un buon manga. Infatti ha vinto un premio, non mi ricordo quale. No, io ve lo consiglio. Finisce un manga in modo molto particolare. C'è anche un certo saggio della foresta che Teo deve andare a incontrare per ottenere una particolare medicina. Non vi dico altro, dovete leggere. E inizia proprio un'avventura simil fantasy, perché comunque incontri altre creature. E ovviamente è ancora di indefinire il vero scopo del manga, cioè cosa vuole davvero ottenere questo manga, qual è il punto finale. Penso proprio agli inizi. Per adesso l'unico scopo è creare un'ala artificiale per Mia, aiutare a ritrovare la memoria e basta. E ovviamente Teo ha sempre il suo sogno di partire all'avventura e Mia vuole unirsi con lui quando deciderà di partire all'avventura, quindi probabilmente partiranno all'avventura più avanti. Quindi ricordo anche un po' di Ariadne di Blue Sky, esattamente, anche Ariadne ricorda un po' lo studio Ghibli, come dico tutte le volte. Quindi sì, piacciono quei manga un po' diciamo fantasy da fiaba tipo studio Ghibli, fa davvero al caso vostro. Comunque io
Il primo volume ve lo consiglio assolutamente di prendere, almeno il primo. Io sono curioso di vedere come va avanti la storia. I disegni sono anche quelli, ricordano molto i disegni che potreste incontrare in un libro illustrato di fiabe per bambini e ragazzi. Sono molto delicati, soft, leggeri, non c'ha tratti duri, sono molto curve morbide, quasi sognanti, diciamo, il tratto di disegno, proprio adatto al manga, che è a cosa vuole l'autrice. Questo no, perché è uno spoiler, però davvero mi è piaciuto molto, molto molto particolare. Qua è l'incontro che trovo, guardate che bei disegni, sono proprio leggeri, un tratto molto molto leggero. Io ve lo consiglio, io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto vi invito a mettere un like, attivate la campanellina, condividete il video e mi raccomando, ci vediamo stasera.